cos'è Mozilla? Che tutti parlano di Mozilla, ma quanti lo usano? La Mozilla è una, innanzitutto è una corporation, una fondazione che sotto di sé ha due corporazioni. Una per Firefox, il browser, e l'altra per Thunderbird, il client di posta elettronica. Mozilla è nata da una costola di Netscape, quando Netscape è morto. AOL ha lasciato dei soldi alla fondazione e ha creato Mozilla. Attualmente il prodotto di punta di Mozilla è Firefox, questo browser che permette di navigare in internet in maniera molto più sicura degli altri browser e soprattutto ti permette di scegliere quello che tu vuoi fare senza dover utilizzare dei software predefiniti tipo Internet Explorer o per Linux, non so, Epiphany o altri browser. Mozilla è formata da persone, diciamo, normali impiegati che ricevono uno stipendio, ma per la maggior parte è formata da volontari che si occupano sia del debugging del codice o della programmazione dei vari programmi, sia della traduzione, nel nostro caso Mozilla Italia si occupa della traduzione in italiano di tutti i software Mozilla, oppure del supporto agli stessi software. Abbiamo un sito e un forum dove le persone possono venire, fare domande, richiedere aiuto e noi diamo appunto questo tipo di aiuto. Senti, lanciamo una provocazione. Io uso Internet Explorer. Cosa rischio? Ma con Internet Explorer 7 rischi molto meno che con Internet Explorer 6. Rischi comunque che alcuni particolari automatismi in Internet Explorer, tipo gli ActiveX, permettano al tuo computer di essere infettato da un virus. Mozilla ha fatto la scelta di non utilizzare software o patenti proprietarie, ma un software libero e tutto libero, per cui, e seguire soprattutto gli standard web, per cui questi automatismi non ci sono. Il software che tu vuoi installare sul tuo browser lo richiedi e lo assicuri, non si sta da solo, per cui sei molto più sicuro, non prendi virus così inconsapevolmente. Firefox ha il 31% di market share in Europa, Internet Explorer ne ha il 56-57%. Nel mondo siamo intorno al 20% in Firefox e al 75-80% Internet Explorer. Se le cose continuano ad andare così, soprattutto alla luce della nuova sentenza della Corte Europea che non permetterà più di avere preinstallato o comunque è stato richiesto che possa essere installato Internet Explorer, può darsi che nel giro di pochi anni potremo vedere, non so, un 60-40, se non un 50-50%.